qua. Pronti? Eccoli, sono partiti, ricordiamo questo primo giro è turistico. Oh, eccoli qua che passano e abbiamo detto bravi! Il giro turistico. È partita questa volata vera, signore e signori. Vediamo, di solito i più forti rimangono al centro gruppo perché controllano e altri atleti invece fanno la volata quasi al massimo, quelli un po' più debolucci. Vediamo, comunque volata tranquilla, in realtà è come se non ci fosse la volata. Sì, perché il concorrente che aveva detto che non avrebbe fatto la volata, effettivamente, vediamo Marco De Felice, Pino Masi, Umberto Carnevali tra i primi, Fernando Coca tranquillo, Mario Di Santo invece si ferma, ecco Vincenzo Pizzo il 28, eliminati il 28 e il 35. Però un grosso applauso per Adamo gli amici. Ecco la seconda volata vera. Ma vediamo che c'è un atleta, credo, della Running Evolution che è andato veramente tranquillo. Però esce anche Claudio Minerva. No, scusate, ecco c'è un atleta che si è fermato. Vediamo, sono il 18, Claudio devi ripartire? Claudio non sei eliminato, devi ripartire. È Roberto Terenzi con il 32. L'andatura è sostenuta ma non è impossibile. Non sono ancora delle volate al fulmicotone per la maggior parte di loro. Era molto denso il livello, eravamo pochi ma forti, diciamo. Ecco Cavalli, ecco Colloca e Claudio Minerva, purtroppo questa volta non ce l'ha. Alle 13 un grosso applauso anche a Massimo Cantaci di Running Evolution. Oggi vediamo Colloca a metà gruppo, Masi davanti, Marco De Felice anche davanti e dietro Mario Di Santo che sta tribolando ma forse riesce a rimanere dentro, vediamo. Vediamo, mi sa che stavolta è uscito Di Santo, vabbè. Il suo atletico, la maglia del suo sponsorizzato da lui e lo sponsor sta lì senza la maglia, queste sono cose strane, ma è così. Ed eccolo Mario. Cuccia, penso molto tirata, si vede già la differenza di andatura, soprattutto ai due bordi della strada, bordo interno Pino Masi, bordo esterno il concorrente numero 7 Giuseppe Mancuso e con lui anche un altro, si guardano Marco De Felice, Pino Masi, anche Carnevali controlla dietro, passa davanti a tutti i cavalli, a centro gruppo Andrea Mestre con Ferdinando Colloca e esce il 14 e il 29 escono. Abbiamo sempre Pino Masi che tiene sempre l'interno, è una scelta tattica ben precisa e adesso vediamo anche Cappuni e Carnevali. Eccoli e arrivano, passano in tanti insieme, Andrea Mestre con un po' di fatica. No, è volata vera, stanno tutti là, nessuno ha mollato, anzi no, ne vedo uno dietro che ha mollato, quindi non è volata. Vediamo Andrea Mestre che sta risalendo nel gruppo, però è volata sì perché chiaramente sono due gli eliminati. Ecco bene Mestre, bene De Felice, Pino Masi, Colloca e anche l'atleta, mentre 22 il tempo, mentre esce mi sembra Paolo Eusebi il 21 eliminato a questa volata, eliminato il numero 21, non capiamo perché sia ripartito. Vediamo, questa è volata vera, adesso si accelera, vi posso assicurare che staremo sotto i 20 secondi. Colloca, corre e si guarda indietro, vediamo un po', arriva davanti De Felice, Pino Masi, Capponi, Cavalli, il traguardo è quello, il 23, ma ha eliminato questo qua, c'è questa specie di freddo qua, eccoli, questa è volata forte, signore e signori, siamo intorno ai 20 netto e sono il 33 e il 6 che escono. E questa volata forte, si difende Andrea Mestre, Colloca controlla, De Felice ed è Claudio Cavalli, il grande, è anche forse il più uscito dai blocchi, lotta Mestre,
e Pietro, ma ce la fa, si salva Mancuso, De Felice, Magi, colloca Carnevali, mentre è uscito il 4 Alessandro Fasoli di Running Evolution, riuscì a rimanere dentro Marco De Felice, colloca, controlla e no, purtroppo è Mestre che molla, purtroppo sono rimasti in 6 e Andrea Mestre, grandissimo, viene eliminato quando erano rimasti solo in 7, grande prova di carattere. Ecco i magnifici 6, questa è l'ultima volata dell'eliminazione, guardate come è aumentato il ritmo, fa fatica De Felice, rientra Carnevali, rientra De Felice che molla, e Pino Masi è entrato nell'ultima finale, adesso questa decreterà il vincitore. Questa vale la vittoria, vediamo, colloca vincitore l'anno scorso contro Mancuso, vediamo Angelo Girelli che si leva, molla al 2 ed è Ferdinando Colloca si conferma con 3 foto finish e arriva per il Villa De Santi Scapponi, quarto Pino Masi e quinto Umberto Carnevali, bellissima finale e si riconferma dominatore indiscusso.